Quattro, pesanti come un colpo. A Cesare qualche... Oh, un rastrello. Se fossi un gangster del New Jersey mi chiamerei sicuramente Frankie Vita Rastrello. Anyway, buongiorno a tutti! Queste intro sempre più alte, fino all'iperuranio dell'indecenza. Ciao a tutti i nuovi iscritti! Non avete idea del casino in cui vi siete messi, salvatevi finché siete in tempo! Ciao Mox, grazie per avermi taggata. Tu mi hai taggata! Tu mi hai taggata! Come ti permetti? Non hai idea dell'ansia da prestazione che mi appanaglia da 2 giorni! Io non sapevo cosa scegliere per non deluderti! Questo sarà un tag molto... Mods approved, spero. Oh mio Dio. Diciamo che nello spettro delle disgrazie tra il deludere Mr. Mods e cadere di faccia al Met Gala, scelgo tranquillamente il Met Gala, ma proprio con un sombrero in testa e il cuore in pace. Benvenuto in questo tag. Benvenuti in questo... Wow, wow, wow. Ci tengo a precisare che sono molto curiosa di vedere il video della mia collega Samantha, testamento olfattivo, la quale è stata taggata a sua volta, e vi consiglio vivamente, se ancora non l'avete fatto, di andare a vedere il video di Mr. Moz, perché consiglia 4 profumi incredibili e io sono curiosissima, come sempre, quando Moz parla di fragranze, di provarli e di conoscerli, perché sono sempre e comunque fragranze originali ed interessanti. Ma adesso tocca a me. Tocca a me 4 profumi per 4 stagioni. La scelta è stata ardua. Di nuovo avrei preferito cadere di faccia al Met Gala. Ma non mi hanno invitata, perché sanno che l'avrei fatto di certo. E allora benvenuti in questo viaggio nel delirio olfattivo più totale, dove però vi proporrò 4 fragranze interessanti. In realtà, senza volerlo, mi sono resa conto che 3 di queste fragranze le avevo già recensite, ragione per cui vi lascerò tutti i link di riferimento diretti nel box informazioni. Però davvero ci tenevo tantissimo ad inserirli in questo video, in questo contesto, perché sono fragranze che meritano, sono fragranze perfette per uomini, per donne, sono versatili ma particolari e soprattutto si distinguono per delle formulazioni particolarmente interessanti. Cominciamo subito con la primavera. E qui The Perfume Temple sarà molto contento. Vi cito da subito Audemars Piguet di Anatole Breton. Questo non è il profumo che scelgo per la primavera. Questo profumo è la primavera. È la magia più bucolica, il meriggiare pallido e assorto. Tutti i sentori della campagna in primavera con i primi soli sono racchiusi in questa fragranza, che però è magica. Questa è una idealizzazione del paesaggio di campagna e della natura più verdeggiante della primavera. Audemars Piguet, quindi acqua del mago Merlino, strizza un po' l'occhio a questi paesaggi bretoni, questi paesaggi intrisi di leggende e di incantesimi. Qui sentirete un autentico fieno essiccato al sole, un pienissimo fieno che, se come me siete amanti della campagna, in generale della natura, o avete una casa vicino a una montagna, è un odore estremamente familiare che identificherete subito, reso ancora più affascinante e rasserenante per i nostri sensi da questa overdose di camomilla. Anche qui una camomilla piuttosto erboristica, una camomilla decisamente essiccata, quasi da infuso. Ecco, in questo profumo noi sentiremo questo paesaggio così selvatico, così pomeridiano, così pieno di pace, il tutto sospeso per aria, reso ancora più magico da una materia prima che farà da ponte e da legante tra queste due materie.
e parlo dell'iris. In questo caso abbiamo a che fare con un iris non chissà quanto burroso, ma sicuramente un ottimo iris polveroso che riuscirà sempre a stemperare le note verdi, a renderle meno aguzze, meno prominenti, non saranno mai fastidiose grazie a questa presenza di iris che darà una leggerissima calcatura e una morbidezza da coccola. Questo per me in questo periodo è anche il profumo della buonanotte e ve lo consiglio anche e soprattutto se cercate una fragranza super persistente, piuttosto intimista ma persistente, perché la troverete anche sui vestiti. Un concentrato di maestria della profumeria artigianale. Gente, Aude Mersin, il mio profumo in assoluto preferito per la primavera. Passiamo adesso alla torrida estate, alla caldissima estate, quella stagione che chi soffre di pressione bassa come me adora la follia. Ma non te lo so dire quanto adori l'estate, mamma mia, che appena esco divento color aragosta, una cosa incredibile, guarda, potete solo che invidiare. In questo caso vi parlerò di un profumo che non ho ancora recensito, ma che ritroverete sicuramente in qualche prossimo video, in qualche carrellata, perché dall'anno scorso, quando ho acquistato il set della Tadema Collection, è diventato il profumo estivo per elezione proprio. Ci mancava solo che coinvolgessi la Santa Madre Chiesa e il Concilio Vaticano II e la cosa sarebbe stata ufficiale. Per chi mi conosce dai tempi dell'apertura del canale, sappiamo già che Acampora è una delle mie case essenziali preferite e non solo. È stata una delle prime a darmi fiducia e a credere in me. E ne approfitto tantissimo per salutare Monica, la carissima responsabile del salotto di Napoli. La bellissima Monica aveva parlato di questo profumo e lei ha un modo di raccontare le fragranze che incanterebbe anche il più insensibile ai profumi. E ragazzi, aveva ragione. Dal genio del naso Migeo Matos nasce Malum. Migeo Matos ha ideato tutta la collezione Tadema Collection di Acampora. Però, ragazzi, Malum è il marino che non ti aspetti e ve lo consiglio proprio perché io per prima non sono una grandissima amante dei profumi marini, ariosi o chissà quanto luminosi. Questo è davvero particolare. Il mistero è racchiuso, proprio la sua dualità è racchiusa nel nome. Malum. Malum in riferimento al nome, all'etimo della mela, ma anche una certa assonanza al male, quindi a qualcosa che ti corrompe, che lentamente ti tenta e ti avvelena. La protagonista assoluta di Malum è la melanurca campana. Infatti la melanurca campana subisce una seconda macerazione a terra. La sua particolarità è proprio quella di avere un gusto molto intenso, zuccherino, inebriante, ma allo stesso tempo questo lieve sentore di terra secca. È una sua caratteristica, è una mela con molta personalità ed è questo il succo di mela che ci farà compagnia dall'apertura fino alla fine. In apertura abbiamo questa mela succosa, questa mela che tenta, è dolcissima ma allo stesso tempo ci riporta alla terra. C'è un qualcosa che ricorda le radici, ti riporta proprio al centro. E da questa maledettissima mela così carnale, così buona, così perfetta, noi veniamo avviluppati fino a che il nostro naso non comincia ad avvertire il più genuino ma pulito sentore del male. In questo caso Miguel l'ha rivisitato, non è un mare con delle sporcature, è sicuramente un mare salato, è un'acqua salmastra. Però ci sono delle note luminose che ci ricordano sempre delle giornate di sole.
delle giornate con del cielo terso e con questo mare sconfinato davanti. Il tutto reso ancora più persistente da un fondo di legni e muschi, così secchi, così vintage, così intensi, che si settano sulla pelle e ne amplificano la sostanza. È incredibile questo profumo, è portabilissimo a tutte le età, è portabilissimo da tutti perché nel suo essere, nel suo conservare, la sua natura selvaggia comunque porta una certa eleganza. Ve l'ho consigliato perché questo è il campioncino del set e, come potete vedere, dura un'eternità. Vi basterà veramente sporcare leggermente, sfiorare i polsi e massaggiare. La formulazione è perfetta per l'estate perché questa è la Pure Essence. C'è anche l'Old Parfum, però vi consiglio per l'estate la Pure Essence, perché oltre che durarvi un'infinità, si tratta di essenza pura miscelata a freddo in una base oleosa, quindi qui non c'è l'alcol, non è un profumo fotosensibilizzante e quindi è da preferire durante la stagione calda. Ragazzi miei, Malum, oltre che a essere uno dei profumi meglio riusciti di Matos, secondo me, insieme con Citrea Procita, è il profumo per l'estate, è il profumo rivelazione da quando è uscito e provatelo. Provatelo e poi mi venite a dire. Passiamo adesso all'autunno, la mia stagione. Passiamo all'autunno con una fragranza che mi ha fatto innamorare e a cui ho dedicato un video intero. Ve lo lascio sicuramente nell'info box. Ragazzi miei, questo è uno dei profumi più sottovalutati, soprattutto dal pubblico femminile, perché forse i gusti, forse i pregiudizi, si tende a pensare che sia un profumo da uomo, un profumo esclusivamente maschile, ma queste sono categorizzazioni commerciali, non facciamo di queste distinzioni. È perfetto, io da quando l'ho provato me ne sono innamorata. Questo è un extrait de parfum di Francesca Bianchi, Etruscan Water. Che dire, Etruscan Water era ed è ancora per me uno dei profumi più difficili da descrivere. È stato descritto come un profumo che racconta atmosfere anche qui verdeggianti, da foresta, boschive. C'è chi l'ha descritto come invece un esperidato molto luminoso. Per me è molto di più. Ecco, per me qualsiasi cosa si possa dire di questa fragranza che scopro ogni giorno che la indosso, perché ogni volta mi dà delle sensazioni diverse e che si evolve, è un chypre che cambia tantissimo nel corso della sua storia, è difficile, è particolare, ma ci proverò. In Etruscan Water, essendo un chypre, c'è sicuramente un'apertura esperidata, leggermente amarognola in questo caso. Abbiamo una sincera scorza di agrume, sincera, autentica e molto genuino. Questo profumo richiama delle atmosfere molto antiche, sembra quasi di sentire l'odore della pietra, di avvertirlo. È un viaggio molto profondo che si fa non solo nelle viscere della terra, ma proprio nelle viscere della nostra cultura e della cultura toscana. La particolarità, la meraviglia di questa fragranza, a mio avviso, è che queste note solari e sicuramente questo aspetto verde, perché abbiamo qualcosa di selvatico, qualcosa di spontaneo e di boschivo che cresce in questi paesaggi, è la contrapposizione tra salato e dolce. È un profumo estremamente denso, così come Francesca Bianchi ci ha sempre abituati. Qui si avverte il suo DNA. È un profumo complesso, multisfaccettato, dove però il terroso incontra il marino. Qui
viene usata una generosa quantità di due delle mie materie prime preferite. No, in realtà sono le mie due materie prime preferite. L'ambra grigia, molto onesta Francesca a puntualizzare che in questi profumi utilizza il Cetalox, che comunque ha una resa molto realistica, e il muschio di quercia. Se come me siete amanti di Cetalox, di ambra grigia, dai, mo m'arrabbio, e muschio di quercia, qui avrete tutto il meglio che vi possono dare, tutti i loro aspetti, il sentore che ricorda il tabacco più dolce, quasi il tabacco Virginia, leggermente inumidito, ma anche qualcosa di dolce, di legnoso, resinoso e allo stesso tempo salato. È incredibile questa fragranza e, ripeto, è un extra parfum da spruzzare direttamente sulla pelle, perché il getto fa proprio capire quanto sia denso e concentrato. Quindi ragazzi, attenzione, è un profumo che proietta tantissimo, è elegante ma allo stesso tempo libero, indomito, è fantastico. È stato il mio profumo preferito in assoluto per l'autunno-inverno dell'anno scorso. Ho detto dell'anno scorso all'ultimo perché non mi ricordavo che fosse il 2021. Ripeto, siete in tempo per disiscrivervi. Io davvero non capisco perché le persone non cadano a terra pazzamente innamorate per questo profumo, non lo so. Vabbè, meglio così, è tutto per me. Riesce ad essere fresco e incredibilmente profondo. È una fragranza introspettiva che, per quanto possa proiettare, perché ha un ottimo sillage, io continuo a considerare intimamente mio. È intimista per me, non so perché. È una leggenda che prende forma in base alla pelle che lo indossa. È stupendo. Profumo per l'autunno. E salutando l'autunno e dando il benvenuto alla fragranza invernale, ne approfitto comunque per salutare Francesca Bianchi, che è sempre molto carina, lascia sempre dei commenti molto carini. Ne approfitto per salutare Miguel anche. E adesso passiamo ad Alessandra. Ed è con la sempre bellissima, impeccabile, iconica Alessandra della profumeria Narcisse, a cui mando l'abbraccio stritolatore, che torno a parlare di lui. Il profumo che mi ha fatto innamorare dell'incenso, anche qui uno dei profumi più sottovalutati dell'intera collezione Narcisse, ne ho parlato in una carrellata, eppure è quello che secondo me ha di più, ha qualcosa di più da dire rispetto agli altri. Siamo tutti innamorati di Colazione a Taormina, siamo tutti innamorati del basilico siciliano, però Etna, il profumo per l'inverno. Questo è il profumo che indosso quando ho bisogno di un abbraccio caldo, avvolgente, ma anche di una certa dose di coraggio. È un profumo che indosso anche quando sto per affrontare dei percorsi nuovi nella vita. Non mi sono mai osata a buttare la confezione perché è bellissima questa riproduzione di maiolica, c'è un'attenzione al dettaglio pazzesca. Etna è il profumo che comprano le donne e che viene rubato dai compagni. Non lo dico io, è proprio una statistica. Il profumo che può rafforzare un legame o distruggere una coppia a furia di litigi, per chi se lo contende, Etna è un incensato insolito, prima di tutto. È l'incensato più dolce che ci sia. Anche qui ci troviamo davanti ad un profumo ricco di sfumature. Sfumature che virano dal rosso al verde all'oscurità più totale. È un profumo che ti saluta in apertura con un galbano autentico, verde e dolce. Un galbano che viene arricchito dalla dolcezza, dall'altra parte più fruttata, più zuccherina dell'arancia.
È come se l'incenso stesse al centro della storia e si diramasse piano piano toccando diverse sue sfaccettature caratteriali grazie a diverse materie prime. Quindi se l'apertura era così luminosa ma già dolce, ci addentriamo nella mitologia siciliana, nella mitologia greca. Abbiamo un incenso sacro, resinoso e pieno, non eccessivamente fumoso. Questo è un incenso caldo, reso leggermente polveroso da un accordo di cenere che effettivamente replica la polvere. Replica la polvere ma rimane sempre comunque nel fondo, si tira sempre indietro, non prende mai il sopravvento, non è un profumo che arriva a sapere di bruciato. Rimane sempre molto caldo e molto a disposizione, a servizio di tutte le persone. Ed è dolce, ma di una dolcezza inclassificabile, perché è un dolce di resina, a tratti un dolce fruttato, un dolce verde, un dolce fiorito. È particolare, sicuramente una fragranza da provare in campioncino, ha una persistenza incredibile perché, ripeto, la dicitura colonia è una scelta stilistica, proprio perché la colonia rimanda a qualcosa che appartiene ad altri tempi e che era accessibile a tutti i membri della famiglia. Però la concentrazione, nonostante il prezzo super conveniente, è quella di un eau de parfum. E quindi come a un eau de parfum ci approcciamo? Un profumo sacro, austero, ma allo stesso tempo totalmente profano e anche seducente, secondo me. Uno di quei profumi proprio da inverno. Io lo indosserei anche d'estate, di sera, se c'è vento, perché mi manca dopo un po'. È proprio un buon auspicio, il profumo meglio riuscito della Narcisse Collection, secondo me. È un capolavoro e non ci rinuncerò mai, non ci rinuncerò mai. Ormai sto parlando a flusso di coscienza. Ed è finito il tag, ce l'ho fatta! Nella pazzia più totale, sicuramente ciò che di buono rimane sono queste fragranze che consiglio a tutti di provare. Ringrazio tantissimo ancora Mr. Mods, grazie amico mio, ti mando un abbraccio grandissimo e vai avanti così perché stai andando alla grande. E sono molto curiosa di vedere, ciao Sami, che cosa ci proporrai? E gente, non vi taggo? Partecipate anche voi! E per chi è su YouTube, taggo anche voi, ovvero Definitely Libra, The Cantankerous, Kevin Finetto Parfum ed Emil di Nose Therapy. Però anche voi che siete la comunità più nutrita e fichissima di Instagram, gente, prego, anche voi, 4 profumi per 4 stagioni. Se ve la sentite, gente, anche voi nei commenti mi fate un sacco piacere se mi dite quali sono le vostre fragranze preferite per le 4 stagioni. Io sono sempre qui e prendo appunti. Vi ringrazio ancora tantissimo per aver seguito il video fino a questo momento. Chiamerò il Papa per provvedere all'immediata vostra beatificazione. Un abbraccio stritolatore da parte del millimetro a tutti i millimetri che ne hanno bisogno e al prossimo video. Ciao a tutti!